Care uncinetine, in questo tutorial vi voglio presentare un punto stupendo da fare sciarpe o sciali rettangolari. È un punto che l'ho visto una delle uncinetine ha condiviso sul mio profile di Facebook, uno scialle rettangolare molto bello, e ho pensato di fare il tutorial perché è un punto stupendo, come vedete, veramente stupendo e molto molto semplice. E il punto è un multiplo da 13 più 3, quindi potete andare avanti anche più lungo. Io farò qua solo una sciarpa, quindi ne ho messo solo 26, 13 più 13 più altri 3. Ups, ok. E anche in questo campione faccio la stessa cosa, lavoro con della lana grossa e uncinetto da 8, però potete lavorarlo anche con del cotone, con ciò che volete voi, se volete fare una sciarpa estiva, non lo so. Quindi 26 più 3, 29, mettiamo 4, ho qua i miei 29, le mie 29 catenelle. Adesso ne dobbiamo aggiungere 3, 1, 2, 3, e queste 3 catenelle non le contiamo come punto, ok? Sono catenelle da girare, diciamo. Ok, quindi filo sull'uncinetto, nella quarta catenella dall'uncinetto 1, 2, 3, 4 entriamo e lavoriamo il primo punto alto, poi ne lavoriamo ancora 2 nelle prossime 2 catenelle. Per un totale di 3 punti alti, ok? Quindi 3 punti alti. Poi lavoriamo 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle, e contiamo sempre 10 catenelle sulle catenelle iniziali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella undicesima catenella tengo qua il dito, filo sull'uncinetto, lavoriamo un punto alto e altri 2 nelle prossime 2 catenelle, 1 e 2, per il nostro gruppo da 3 punti alti che divide le 10 catenelle. E adesso di nuovo 10 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle, contiamo 10 catenelle, una delle catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e nell'undicesima la stessa cosa, entriamo con l'uncinetto, filo sull'uncinetto, entriamo con l'uncinetto e lavoriamo un punto alto, poi ancora 2 nelle ultime 2 catenelle, o prossime 2 se voi volete lavorare uno scialle. Ok, e questo è il nostro primo giro. Come vedete abbiamo già 2 giri, 2, diciamo, spazi da come posso dire, da set, ecco, 2 set da 10 catenelle, ok? 1 2 1 2 3 catenelle per girare. Come dicevo, le 3 catenelle non le contiamo come punto, sono catenelle per girare. Entriamo nel primo punto alto e lavoriamo un punto alto, nel secondo un punto alto e nel terzo un punto alto, il nostro gruppo da 3 punti alti. Adesso, avendo 2 già, con le prossime 2, con i prossimi 2 set, o no, meglio così, i prossimi 2 set da 10 catenelle li spezziamo a metà e li incrociamo, il terzo, questo che lo facciamo adesso, con il primo, e il quarto, che lo faremo il prossimo giro, con il secondo. In questo modo lavoriamo 5, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Adesso entriamo con l'uncinetto intorno al primo set da 10 catenelle, prendiamo il filo sotto così e facciamo un punto bassissimo, e poi altre 5 catenelle, 3, 4, 5. Bene, e torniamo filo sull'uncinetto al nostro set da 3 punti alti. e lavoriamo altri 3 punti alti, 2 3. Facciamo la stessa cosa, 1 2 3 4 5 catenelle, e sotto il primo set da 10 catenelle entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo sotto, lo tiriamo sopra e lo passiamo tramite il secondo anello sull'uncinetto per fare un punto bassissimo, e altre 5 catenelle. Poi lavoriamo i nostri 3 punti alti sopra questi 3 che li abbiamo già lavorati nel primo giro, 1 2 3 3 catenelle per girare, giriamo e lavoriamo nel primo punto alto un punto alto, nel secondo punto alto un punto alto e nel terzo punto alto un punto alto. Poi la stessa cosa, vedete, è rimasta la seconda, il secondo set da 10 catenelle qua. Adesso con il quarto set, con il quarto, andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua, quindi lavoriamo 5 2 3 4 5, entriamo intorno a questo qua, il secondo set da 10 catenelle, prendiamo il filo, facciamo un punto bassissimo, poi di nuovo 5 2 3 4 5, entriamo con filo sull'uncinetto, entriamo con l'uncinetto nel nostro secondo gruppo da 3 punti alti e lavoriamo di nuovo 3 punti alti, di nuovo 5 catenelle, 3 4 5, e prendiamo, entriamo con l'uncinetto sotto il secondo set da 10, prendiamo il filo intorno a questo e facciamo un punto bassissimo, poi 3 4 altre 5 catenelle e lavoriamo nel mio caso ultimo set da 3 catenelle, da 3 punti alti, scusate. Praticamente perché abbiamo avuto le catenelle iniziali, no? Qua abbiamo lavorato solo 3 giri di punti alti, però la sequenza è da 4 che dopo la ripetiamo, quindi facciamo 1 2 3 catenelle per girare, giriamo e lavoriamo nel primo punto alto un punto alto, nel secondo punto alto un punto alto, nel terzo punto alto un punto alto. Poi nei primi 2 giri della sequenza facciamo 10 catenelle, quindi non le spezziamo, solo le due, i prossimi 2 giri li spezziamo, quindi 10 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo set da 3 punti alti e lavoriamo 1 2 e 3 punti alti, ripetiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 catenelle, entriamo nel prossimo set da 3 punti alti e lavoriamo 3 punti alti, 1 2 3 catenelle per girare, giriamo il lavoro e iniziamo con il secondo punto, il secondo giro, riga, ecco, la seconda riga, più corretto così, la seconda riga della sequenza del modello, che la dobbiamo ripetere per tutta la lunghezza. Iniziamo con i 3 punti alti, 1 2 3 punti alti, di nuovo 10 catenelle, 3 4 5 6 7 8 9 10 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto alto del prossimo set da 3 punti alti, lavoriamo un punto alto, nel secondo un punto alto e nel terzo un punto alto, poi di nuovo 10 catenelle 3 4 5 6 7 8 9 10 catenelle e entriamo con l'uncinetto nell'ultimo set da 3 punti alti. Nel mio caso ultimo, ma come dicevo, se voi volete farlo più lungo, più largo diciamo, allora potete mettere più gruppi da 13. Ecco, quindi sono questi i primi due giri, vedete? E nei primi due giri, come dicevo, facciamo due set da 10 catenelle. Invece nei prossimi due spezziamo per incrociare, e quindi 1 2 3 catenelle, giriamo, lavoriamo il primo gruppo da 3 punti alti, 2 3, lavoriamo 5 catenelle, quindi spezzate 3 4 5 e incrociamo il terzo, che è questo qua, con il primo, che è questo qua. Quindi entriamo sotto il primo set da 10 catenelle, prendiamo il filo, facciamo un punto bassissimo e 1 2 3 4 5, completiamo con le prossime 5 ed entriamo nel primo punto alto del prossimo gruppo da 3 punti alti, 1, lavoriamo il secondo, il terzo punto alto, e facciamo, ripetiamo la stessa cosa, 1 2 3 4 5, entriamo sotto il primo di 2, sotto, prendiamo il filo, lo passiamo tramite il secondo anello sull'uncinetto, punto bassissimo fatto, poi 3 4 5 catenelle e lavoriamo l'ultimo set da 3 punti alti. E questo è il nostro terzo giro, terza riga, ecco, della sequenza, che la dobbiamo ripetere. Adesso facciamo l'ultima riga, la quarta, 1 2 3 catenelle per girare, giriamo, entriamo nel primo punto alto del primo gruppo di 3 punti alti, lo lavoriamo, il secondo e il terzo, il quarto set da 10 catenelle lo incrociamo con il secondo, che è questo qua, vedete, è rimasto qua libero che ci aspetta. 2 3 4 5 catenelle, quindi entro sotto questo qua che è il secondo, faccio il punto bassissimo, 1 2 3 4 5, altre 5 catenelle e entro nel prossimo gruppo da 3 punti alti e lavoro 3 punti alti, 2 3 e ripetiamo la stessa cosa, 3 4 5 catenelle. Ecco, e qua il mio set da 10 catenelle. Ok, mi sembrava che la luce non era e non è veramente. Ok, quindi è questo qua, entro sotto, prendo il filo, lo passo sotto e tramite l'anello sull'uncinetto, poi altre 5 catenelle, 4 5, vengo a lavorare l'ultimo gruppo, da 3 punti alti, 1 2 3. E abbiamo finito praticamente la prima sequenza intera, no? Perché dicevo 1 2 3 4 e praticamente facciamo i primi due, riassumendo il modello, facciamo i primi due set da 10 catenelle interi, no? Le prime due righe dalla sequenza facciamo interi, invece i prossimi due li spezziamo unendo il primo con il terzo, il secondo con il quarto, quindi 1 3 2 4 e si crea questo bellissimo intreccio. Questi quattro giri li ripetiamo fino alla lunghezza desiderata, ed è questo il punto che ve lo volevo insegnare. in questo tutorial. Io spero vi piaccia, a me piace moltissimo, è veramente un punto semplicissimo e molto bello, e con queste 3 catenelle vedete si crea anche il nostro simpatico bordino, vedete? Ok, al prossimo tutorial.